un grosso plagio? Questo è un grandissimo plagio, il nuovo dei Daft Punk. Bentornati a Sabato Trip, grazie Mauro. Certo. Bentornati, grazie, bentornati. Stavamo facendo lezioni di come fare un aeroplanino e una barca con un foglio di carta. Che le ha dimenticate. Come fare un barachino con un foglio di carta? Esatto. Per fare l'albero. Ragazzi, io riesco più a parlare. C'ha troppa fame, Luca. Troppa fame. Povero. C'ha fame di gol. C'ha fame di gol. Quelli che ci stanno ascoltando, non riesco. Allora, invece, quelli che stanno ascoltando sono ormai appassionatissimi. Invece di fare questi gesti da savana, ai tuoi accorgimenti su questi plagi, sì, sia il barachino sia. Ci stiamo accorgendo, magari. Magari, ecco quello che sta partendo sotto. Attenzione, ma che cosa è questo? Capolavoro. Ovviamente anche loro hanno attinto al grandissimo bacino. Ragazzi, cioè, alla letteratura. Io sono sprecato, cioè io proprio con queste orecchie. Le mie orecchie sono d'oro. È inutile che poi cioè, le orecchie del Labrador, capito? Cioè, che sentono l'uomo dalle orecchie d'oro. Cioè, ditemi già in una canzone, ne ho trovate già due di plagi. Questa cos'è? Possiamo rivelarlo ai nostri ascoltatori? Certo. Cos'è? Rivela. Questo è il veliero di Lucio Battisti. Sonorità sì, molto simili. Mazza, me lo sento. Che musicista era? Don't stop. Allora, quindi insomma la proprietà transitiva, anche Red Hot hanno copiato da Battisti, che hanno copiato da Daft Punk e Daft Punk hanno copiato da Luca. Si sa che Luca ha fatto un grande LP, Luca e i suoi amici cani, che è una cosa così di livello, che hanno fatto vicino a Roma 70, hanno registrato sempre al mercato della signora Maria. Bellissimo. Dove potervi consigliare. Cioè, sembra Cristian Ghedina, una valanga. Vabbè, insomma, poi senti, diciamo stavamo parlando sempre di esultanze qua. Di esultanze, ma non abbiamo citata qualcuna? Ma sicuramente ci può aiutare, secondo me. Secondo questo me abbiamo un grande intervento di livello. Un grandissimo intervento. C'è Daniele? Daniele? Pronto? Daniele? 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 No, ragazzi, dai, i collegamenti con Daniele sembra tipo. Ciao Daniele! Ciao, pronto! Ciao. Ma che voce strana Daniele. Che hai, Daniele? Veramente. Mi sono appena svegliato! Daniele, cioè, ma come ti svegli c'è sta voce? Ma com'è possibile? No, invece stiamo apprendendo adesso che il buon vecchio napoletano ha accettato la candidatura e quindi io 1,50 che non arriva a fine legislatura. No, cioè, no, nel senso, vergognati. Ma per l'età, non mica perché figurati, è un 87. Grande, è un simpaticone. Ciao, sì, c'ho 87 anni. Che deve arrivare a 94 e se deve regge pure sulle gambe sue. Vabbè ragazzi, 94 è un attimo. Beh, sta in forma però, guarda. Sta in forma smagliante. Oh. Mi sembra Son Cin da qua, mi sembra Luca Obra. Prendili te 2,50 all'anno, vedi come stai in favola. Vabbè, no, sempre, sempre il presidente. Ti consiglio tutta la che non fa niente. Comunque, ti consiglio una serie di prodotti per le occhiaie e il contorno occhi, che sono ottimi. E poi dopo ti illustrerò. Adesso ha messo su questa attività Alessio contro l'occhiaia. Senti, visto che Daniele non risponde per il momento, strano, vi porto strano. Io a mangiare a Fiumicino. Ah, veramente? Ah, c'è Martingala, è vero, perché oggi Edoardo, salutiamo Edoardo che non è potuto stare con noi oggi. Mi raccomando, quindi, che con Alessio neanche la piadineria. Ah, comunque, scusa, ci siamo dimenticati, Edoardo settimana scorsa ha preso il risultato esatto di Torino-Roma. Grandissimo. Si vinceva pure. La prima volta, quando c'era Barachino, nulla. Niente. Marco, nulla. Dopo due volte Edoardo ha preso qualcosa. Allora. Professionista vero Edoardo, lo salutiamo, abbiamo anche incontrato sempre una miss impeccabile. Ah, lui aspetta anche Daniele. Una miss che è? La miss Italia. Beh, c'ho la S importante. C'è la S moscia, cioè. Allora, hai compilato già. No, la sto facendo adesso. Vabbè. Allora. Sul cassone dell'algida a farla col vecchio dietro. Sembra la vecchia che si sta a fare il toto calcio. Ma secondo te questa che è da tripla? Ho segnato queste due che secondo me sono le triple. Allora io ve ne dico una, poi voi mi dite la vostra. Dai, dici le partite, le facciamo insieme. Allora, dai. Ok, però intanto vi dico la mia. Vai, dici la tua. Zitto. Inter Parma, gol. Catania Palermo, X. Inter Parma, 1. Oh, stai calmo, me la fai dire. Alessio. Catania Palermo è refrenabile, pare Elvis abbruscato all'Arezzo. Catania Palermo X. Segna che se poi le prendo, poi dopo mi vieni subito a. Perché è così lui, capito? Roma Pescara, 1 con handicap. Cioè Barachino. No, Roma Pescara gol. Juventus Milan 2. Juventus Milan 2, sì, pure secondo me. Roma Pescara, gol è il Barachino. Questa è la mia, questa di Barachino. Allora, poi Bologna Sampdoria. Bologna Sampdoria. E questo è Mauro.
Questo è top. Facciamo tutti e tre. No, io non sono in grado. Bologna Sampdoria. Tranne un Hamsik primo marcatore. Secondo me è una grande X. Ma il Genoa? Secondo me uno. Il Genoa. Ah, ma hai visto? Genoa è oggi, Genoa Atalanta e Udinese Lazio. Ma hai visto che c'era sotto la curva del Genoa al derby? Scusa, ma l'esultanza più bella, ragazzi, Cristiano Donio. Sì, che si tira sul vento. Bellissima. Sì, soprattutto dopo la fine che ha fatto, come sono d'accordo. Sì, lo sai qual era la storia della mano sotto al mento, no? No, non la so. Praticamente lui diceva che la mano sotto al mento era perché poteva andare in giro, vabbè, uguale. A testa alta. A testa alta. Ah, pensavo ci fosse chissà che dietro. Beh, uno che insomma, se si è venduto pure la madre per fare scommesse a testa alta, sempre testa... Cristiano. Beh, si è venduto la madre a testa alta. E infatti lui guarda, al processo io è andato 100.000. così. È andato così al processo. Al processo è andato con la mano. Io mi vendo la partita, però capito, lo faccio sempre a testa oggi, alta. Oggi Genoa dritto Atalanta per dritto, allora, come una catapulta. Spegnete Baraghe. Lodi, ce l'ha in cursore qua, un fusibile. Ma se siete quello che spegni questo microfono. Ma siete che ma no, a sproposito, capito? Allora, lo sai chi c'è stava a Genoa? Ma a sproposito. Sergio Pizzorno. Dai, andiamo, cantante dai. Dei Casabian, dai, ragazzi, dai, stava dai, lì che lui è stragenoano, è stradifoso. Meno male. Oggi andava a Genoa? No, no, era il derby. Guarda, adesso mi ha detto sta cosa, bambino, sabato però. Sicuramente migliora. Senti, Genoa-Atalanta? Genoa-Atalanta 1. 1 perché si deve salvare. Ma come si deve salvare. Secondo me X e Bambi. Udinese-Lazio 1. Udinese-Lazio 2 fisso. 2 handicap anche. 2 fisso. Che non si può fare perché non c'è il coso. Non c'è l'handicap funziona sulla... Sulla favorita. Fiorentina-Torino. Fiorentina-Torino 1, tutta la vita. 1 forse anche handicap io metterei, però vabbè, teniamoci con l'1, dai. Napoli-Cagliari. Napoli-Cagliari. Sto Cagliari, non è, però il Napoli c'ha obiettivi importanti. Ma Napoli doppia non si può dire. 1x è del campionato è bassissimo. 1x è 1.05. 1x è meglio che te vai a mangiare ciappi a casa. Non giocarlo, no? Sì, è 1.12. Allora, i soliti risultati da 0-0 di Mauro. Che te prendi? Una margherita. Adesso che facciamo? No, a parte che margherita, mai presa la margherita in vita. Dai, una cosa triste proprio. Ma allora, Napoli-Cagliari 1 comunque, io direi 1. Io pure 1, dai. Napoli-Cagliari 1. Mauro, non ti sto spiegando. C'è un corridoio The Shining invece. È il mio. Siena-Cagliari. Siena-Chievo, scusa, Siena Cagliari Chievo. Gioca sia con Napoli che Siena, con Siena. Siena-Chievo 1, perché tanto il Chievo non deve dire più niente. Siena va bene, dai. Io secondo me X alla fine. E dai, tu metti X e io metto 1. Va bene, ci quindi poi ci aggiorniamo la prossima settimana e vediamo controllare. Usciamo. Non vi possiamo dire quanto sviluppa, perché ormai sei fuori dal giro. Vabbè, vomita Alessio, allora dai. Vabbè, quindi c'è adesso che c'è il ricettone. Oggi un ricettone da esultanza mistica. Quale? Da esultanza misticanza. La carbonara. Perché dopo che te la sei mangiata, capito? Allora, esatto. Però posso darti una delucidazione sulla carbonara? Vai. Che non è un cibo italiano, tu lo ben sai. Posso dirlo io, forse lo so. Posso dirlo, scusa, maestra. Me ne vado. Scusa, aspetta. Ah, me ne vado. Siccome di solito queste cose culinarie Luca non ci capisce. No, invece no, facciamo una beata dire, vergine. Invece volevo sapere, appunto. Vai. Dai. Cioè, non è un piatto che deriva dall'Italia, che è stato inventato in Italia, ma viene da nel dopoguerra. L'hanno importato i soldati americani. Durante la guerra. Nel dopoguerra. Vabbè, devi anche capire, insomma, le mie prestazioni l'emozione motorie. Culinaria. Si segna errori lui, vabbè. Non so se che fai. Li cerchia. Ma perché? Ma cioè, vi ha levato la penna rossa e ha cerchiato, Luca. Dai, Zappetti. Dimmi. Siccome i soldati americani mangiavano soltanto uova e pancetta, e i soldati italiani lo inserirono nella pasta e crearono questa sorta di... Allora, io farei un applauso a Luca, perché ci ha preso. Infatti, fare la carbonara con una cosa che sia differente dal guanciale si può fare, cioè è perdonabile. No, come stiamo la matriciana, scherzando. Che se non ci stiamo metti scherzando. Esatto. Come se tu la facessi con la pancetta, è come se e solo uova e pancetta. Qualche ristorante del qualche centro. Quando è il ristorante del centro, Franco. Che te ricordi quando ci mangiavamo i pezzi di prosciutto? Allora, ma qua doveva partire il padrino per altre cose. Però vabbè, comunque. Ricettone. Allora, vai. È una ricetta per 4 persone. Mezzo chilo di mezze maniche. A parte ovviamente le solite marche che non dovete comprare. Diciamo 150 grammi di guanciale. Mi raccomando, non lo prendete con gli aromi, il pepe, le cose. Forse cioè, pepato. Un po' pepato, sì, però.
non prendete quelle robacce che vi servono affumicati, cose che non affumicati mai. E 4 persone, 4 uova. Volendo ne potete mettere anche 5 per farla un pochettino più sugna, come si dice. Allora, le uova, ma te ce le metti tutte o qualche bianco lo dai al gatto? E io ce le metto tutte. No, io invece però, mettere più tuorlo. Però dipende, non ho una cosa fissa. Comunque, la preparazione è molto semplice. Perché? Perché prenderemo il guanciale, lo andremo a tagliare a listarelle o a cubetti. Pure sano, sano pure dentro. Sì, quando lo giri, poi dentro, tipo, laterizio. Tipo le coppiette te le mangi, però. Vabbè. No, nei coppietti. Detto, non me, vado a prendere subito la compagnia. La compagnia del pane, no. Attenzione, sta arrivando Luca, avvisiamolo. Tipo deserto di tartari. Allora, praticamente facciamo questo leggera soffritto di. Questo leggero soffritto di guanciale, in modo tale che, tra l'altro, non c'è bisogno di metterci neanche l'olio, perché diciamo già di per sé il guanciale è grasso. E allora è bello che è fantastico. Una volta che l'abbiamo leggermente rosolato, non lo fate bruciare, perché sennò poi si sente il retrogusto quando dopo lo passate e fa schifo. In un piattino mettiamo queste 4 uova, ovviamente devono essere sbattute le uova, non è che si mettono così. Ma pare che sta a parlare, maestro poliziotto elementare. Certo, è chiaro, bisogna versare le uova e poi insieme questo composto, quindi delle uova con il pepe e formaggio. Sì, formaggio pecorino. Bravo, pure io. Che viene messo assolutamente solo pecorino, perché non mi fate quelle volgarità col parmigiano, il gran mix, quelle cose là. Gran mix. Lasciatele alle persone che vengono da fuori dall'Italia, per cortesia. Dopodiché, appunto, mettiamo tutto dentro una casseruola. Ovviamente la pasta bella al dente. Anzi, forse la leverei anche con un paio di minuti d'anticipo, in modo tale che poi. Nella pentola di cottura, che deve essere assolutamente freddata, se no fate la frittatina. Però aspetta, ma la ripassi però in padella col guanciale. Poi e poi dopo. E qui viene il difficile. Poi viene il difficile, perché lo sbaglio che fanno tutti è quello praticamente di andare a trasformare una carbonara in una frittata. Una frittata da baccarone. Quindi voi dovete sapere che il ripasso deve essere fatto la pasta solo con la pancetta. Dopo viene aggiunto l'uovo, ma l'uovo lo dovete aggiungere possibilmente in una pentola che sia quasi a temperatura ambiente, non fredda, ma neanche calda, perché se no l'uovo si cuoce. Dopodiché potete andare a impiattare tranquillamente e potete servire con un grande Brunello di Montalcino, che ma addirittura è troppo, però tra l'altro vi ricordo, ecco, io ho fatto un pranzo del genere quando stavo in studio a fare il praticante avvocato. Esattamente arrivo da studio alle 2:30, gran 2:31. Ah, ragazzi, scusate, dormivo sopra il Divino Amore ha vinto il campionato. Ma insomma, complimenti al Divino Amore. Cioè, tu hai interrotto questa aneddoto per Divino Amore. Ma queste sono delle nuove che ci arrivano. State dai campi. Mangiate la carbonara, mangiatela possibilmente a pranzo e dopo andate a dormire, perché proprio non gliela fate mai. Il piatto della domenica, il piatto del sabato. Però quanto è buono, cioè dai sultan, da Ola, da grande sultanza, la Benny Carbonara, voilà. Managgia. Vedi, sai perché oggi non aveva dato le sue pure una Benny, no, cos'era? Benny Benassi. Amedeo Carboni. Chicco da Messina, salutiamo Messina, grandissimo DJ del litorale sì. Basso Lazio. Solo per Checco, però, Chicco da Messina, vabbè, invece era Chicco. Allora, Messina. Insomma, allora, grande intervento di Maggi oggi, come grazie, sabato Maggi, scorso. Grazie a Daniele. Grazie. Che ci supporta sempre. Speriamo che, ecco, il tuo supporto ci possa aiutare anche nei giorni più bui e meno territorialmente competenti. È vero, però la cosa. Quindi con la voce così. Pensa, domani ci alziamo a Roma. Ehi. Mi hai rotto il fanalino. Allora, quella è la faffa. Andiamo in chiusura. E salutiamo e ringraziamo Riccardo Lodi. No, ma che ore? È ora da mangiare, perché c'è una fame qua. Comincia una grandissima Serie B. Già c'ho il divano pronto per sdraiarmi. Che vergogna. Vero. Basta. Ringraziamo Alessio Baraghello. Grazie Ale. Grazie mille. Grazie ragazzi. Ma io oggi però volevo essere un altro. Un altro personaggio. Non devi dire quello che ti trasformi, quello in cui trasformi la sera. Io so, Liero Toscani. So. No, vabbè. Guarda come gli spuntano degli che occhiali tenerello. Di osso da Prima Repubblica. Che tenerello. Ringraziamo me stesso, grazie Luca, bravo. Ringraziamo Mauro Marrani. Allora, sabato prossimo, Juan Carlos Varelano a tutti. Mario Vercelli. E il sushi dall'Argatto. Radio Yes. La radio della città di Roma.